私はバラバラ先生です。Senta, a proposito di Bobby Fischer, no? Nel suo libro lei non è proprio tenero con gli Stati Uniti, diciamo, ecco, fondamentalmente. Però c'è a un certo punto, io almeno ho identificato, un momento in cui lei elogia gli Stati Uniti, a suo modo naturalmente, quando fa dire a Bobby Fischer schifoso paese medievale. Ecco, considerando la sua passione per il Medioevo, l'ho interpretato come un elogio, ecco, degli Stati Uniti. Le chiedo, a proposito, scherzi a parte, battute a parte, in che cosa secondo lei gli Stati Uniti, ha visto che condivide il pensiero di Bobby Fischer, il portale di Bobby Fischer, ritiene che gli Stati Uniti siano un paese medievale? No, dunque, premetto che io ai miei personaggi faccio dire ogni sorta di cose sacrileghe e non tutte le penso anch'io. Qualcuna sì, ma non tutte. Non sono responsabile di quello che dicono i matti messi insieme da questo. Dopodiché gli Stati Uniti sono un paese infinitamente complicato, contraddittorio, dove c'è dentro assolutamente di tutto, quindi non è nemmeno possibile dare un giudizio sugli Stati Uniti. Che siano un paese che conserva alcuni aspetti medievali non c'è dubbio, è l'unico paese al mondo che non usa ancora il sistema decimale, che si ostina a non conoscere i litri, i metri, i chilometri e continua a tirare avanti con le pinte, i galloni, le miglia, queste robe qua. È anche uno dei pochi paesi al mondo dove uno che dicesse pubblicamente io non credo in Dio, non gli succede niente, ma il presidente degli Stati Uniti non lo può fare comunque. E Sellerio ha contato in questo senso che a un certo punto ha cominciato ad avere interesse per i miei romanzi. Io con Sellerio ho pubblicato un paio di saggi divulgativi già parecchi anni fa sulle crociate e sull'impero ottomano, se no neanche sulle crociate, scusate, mi confondo io stesso certe volte, non quello sulle crociate, quello sull'impero ottomano e quello su Federico II di Prussia, chiedo scuse. E poi di recente appunto con Antonio Sellerio si è avviato un rapporto più stretto. Sapete, in Italia noi abbiamo ancora alcune case editrici, sarà un caso, ma sono quelle con cui poi è capitato a me di lavorare, che sono appunto la Terza per la saggistica e la Sellerio per prima per un po' di saggi divulgativi e adesso per i romanzi, che sono ancora case editrici, come dire, come nel mondo non esistono quasi più, cioè di proprietà privata di una famiglia, con generazioni della famiglia appassionate di questa azienda e che investono tutta la loro vita in questa azienda. C'era un'attesa spasmodica e questo nonostante il fatto che comunque portando delle verità storiche, per carità, portando le verità storiche ha un po' smontato il mito della mugnaia, diciamo, soprattutto sul discorso di Ius Primae Noctis. Però io devo dire che probabilmente la verità conta di più rispetto ai falsi miti che ci si crede. Allora, guardi, qui senza volerlo mi ha portato su un terreno tale per cui vi racconto una cosa, cioè vi dico qualcosa sul prossimo libro mio che uscirà, che non è una cosa che non faccio sistematicamente, però in realtà quest'autunno uscirà un libro assolutamente solo divulgativo sulle rivolte popolari nel Medioevo, dove l'ultimo capitolo sarà sulla rivolta dei Tuchini, su cui io ho già fatto diversi articoli accademici, ma questo sarà invece un racconto, diciamo, degli avvenimenti nella prospettiva più aggiornata possibile. E naturalmente partirò anche dal fatto che la rivolta dei Tuchini ha lasciato una tale impronta che appunto non soltanto nel carnevale di Ivrea, ma nei siti di tutti i comuni del Canavese si parla della rivolta dei Tuchini. Ci sarebbe da fare una... Io ho resistito alla tentazione, ma ci sarebbe da fare un'antologia di questi passi meravigliosi dei siti dei comuni del Canavese dove si parla della forte e fiera razza canavesana, intollerante di soprusi. Potrebbe fare, no, può fare chiunque di noi, andando a vedere. La cosa più bella di tutte sono quei comuni che non hanno partecipato alla rivolta dei comuni. Aglie, per esempio, non ha partecipato alla rivolta dei Tuchini. Il comune si scusa sul sito. Dopodiché però appunto non c'è niente di male nel dire in una memoria storica che è stata poi costruita, rielaborata, reinventata in modo romanzesco, la cosa si è poi appiattita, e scusate se dico appiattita, ma davvero sul discorso del feudatario malvagio e della bella sposa e del fidanzato oltraggiato. Dico appiattita perché quella storia lì la ritrovi dappertutto in Europa, nelle leggende locali di mezza Europa. E
Invece la rivolta dei Tuchini, devo dire, non coinvolge l'Ivrea città, coinvolge la realtà rurale del Canavese. Però lì, fino al livello, diciamo, semiurbano di cittadine come Cuornier, così, ecco, lì la rivolta dei Tuchini è qualcosa di cui davvero essere fieri e da cui si impara tanto, perché c'è un livello di conflittualità politica lucida, diciamo, programmatica, di chiarezza nell'individuare la posta in gioco e nel decidere che vale la pena di rischiare anche la pelle per ottenere certe cose, ecco, che in confronto, francamente, cioè, è molto meglio quello che non la bella mugnaia, insomma.